Ben trovati anche per la nostra pagina sportiva che apriamo con il grande successo organizzativo dell'Atletica Pietrasanta che nel fine settimana ha ospitato le finali a bronzo degli assoluti di società. Abbiamo portato a Pietrasanta un evento di un certo livello, oggi sono 400 atleti di livello nazionale e è anche un riconoscimento che noi vogliamo dare alla città di Pietrasanta, alla Versilia in generale, perché insomma siamo riusciti a portare un qualche cosa che lega ancora di più lo sport con Pietrasanta e con tutto il territorio. Sono parole cariche di soddisfazione quelle del presidente dell'Atletica Pietrasanta Matteo Mattei nel commentare la due giorni delle finali a bronzo degli assoluti per società che si sono svolte nel rinnovato impianto Falcone Borsellino di via Pisanica. Un successo andato al di là dei risultati sportivi di per sé strepitosi con il record italiano nel lancio del disco di Daisy Osaque e che ha confermato come la provincia di Lucca sia una delle punte di diamante per l'organizzazione di questo genere di eventi. Sono manifestazioni su cui bisogna investire. Io credo, dopo essere stato qui, che questo campo di Pietrasanta, possa ospitare altre manifestazioni, soprattutto in periodo destagionalizzato, perché portano poi tanto afflusso di gente in impianti molto belli e un'Italia che è bellissima, che va valorizzata e serve anche il binomio sport e turismo, perché bisogna portare gente nelle nostre bellissime realtà. Presente anche la squadra della Virtus Lucca, che nonostante alcune defezioni è riuscita a portare in gara atlete di alto livello. Abbiamo avuto degli infortuni prima della gara, prima della manifestazione e anche durante, che ci hanno costretto a sostituire delle atlete in gara, però quelle, ci tengo a sottolinearlo, che quelle che hanno sostituito le titolari si sono comportate benissimo, hanno dato il massimo e quindi siamo orgogliosi e fiduciosi anche in un buon risultato, anche se questo non era l'obiettivo principale in questa occasione. Il calcio, un altro tassello nel puzzle dei quadri tecnici del Real Forte Querceta. Siamo al campionato nazionale dilettanti. Dopo la conferma del direttore generale Donati e del DS Olivi, la società comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Nicola Sena. Lo vedete nella foto al centro assieme al presidente Enrico Lenzi, l'amministratore delegato Mussi. Reduce da una significativa esperienza sulla panchina dell'Armando Picchi, con cui negli ultimi 7 anni ha disputato campionati di promozione d'eccellenza, nella prossima stagione mister Sena guiderà la formazione bianco-nero-azzurra. E adesso parliamo di nuoto pinnato, il Memorial Simonini. Una giornata di sport acquatico e di aggregazione. Successo per il nono Memorial Vincenzo Simonini, l'annuale manifestazione che vuole ricordare lo sfortunato tenente di vascello, promosso a capitano di corvetta per meriti di servizio, deceduto durante l'attività di simulazione di ammaraggio a mare con l'elicottero nella piscina della base di Luni, Marista Eli, il 19 aprile 2012 all'età di 37 anni. Vincenzo è stato un collega, un punto di riferimento per tutti noi dell'aviazione navale e ci fa sempre piacere ogni anno partecipare a questo splendido evento. L'evento organizzato dall'Accademia dello Squalo SD con la collaborazione del DDS Camaiore Sporting ha avuto luogo nella mattinata di domenica 11 giugno presso il Lago Le Cave a San Rocchino nel comune di Massarosa. Una formula consolidata che si conferma un punto di riferimento nel calendario nazionale della FIPSAS che anche quest'anno sarà tappa di Coppa Italia oltre ad essere prova di selezione della nazionale di nuoto pinnato per i prossimi impegni internazionali. Una giornata fantastica dedicata allo sport, ai valori dello sport, ai valori della sana competizione, in ricordo di Vincenzo Simonini. E io vorrei ringraziare veramente tutti perché è un evento che, se riusciamo ad andare avanti, il prossimo anno saranno 10 anni, è grazie a tutti i volontari, agli sponsor, a tanti collaboratori. Nella seconda giornata dei campionati mondiali di corsa in montagna e trail, la portacolori del gruppo Orecchiella Garfagnana Cecilia Basso ha conquistato l'11° posto assoluto
capofila della pattuglia italiana, dietro di lei Conti, Gaggi, Cumerlato, Chialvo e Giovando. La squadra femminile ha chiuso il mondiale di trail corto al sesto posto, competizione che si è svolta sulla distanza dei 45 km da Innsbruck a Neusfit, con un dislivello di 3.000 metri. Era l'ultima notizia della nostra pagina sportiva, tra poco, dopo la pubblicità, la terza ed ultima parte del TG Noi.